Allora abbiamo il prossimo intervento, che è Mario Rossano sulla crittografia frattale. Poi ci spiegherà meglio sicuramente i dettagli. Ragazzi, nel frattempo magari, non lo so, avete qualche domanda in generale da fare, come sta andando, qualche commento a caldo? Zero, tappo, ok, va bene così, fai piacere. Ci siamo? Allora, buonasera. 10 minuti, sì, ok. Buonasera a tutti. Allora, oggi vi parlo, sono qui per parlarvi di un algoritmo di crittografia frattale che ho ideato, che ho chiamato FNA, dove FNA sta per Fractal Numerical Algorithm. È un sistema non standard, magari di questi tempi che se ne sentono diverse sulla sicurezza dei dati, potrebbe anche diventare molto interessante. Io faccio parte dalla fondazione della Community per l'Italiana e con grande piacere anche del NALUG. Questo barcamp ho preferito non fare delle slide, ma andremo a vedere direttamente il funzionamento degli script che ho preparato come test, ed è una cosa peraltro che non avevo ancora fatto. Prima di iniziare però vorrei farvi giusto vedere un piccolo video di 30 secondi. Rispondete. Signore, stanno trasferendo il programma di controllo della nave in sala macchina. Armi, scudi, propulsione. Presto, signor Data, isoli il computer centrale. Ho isolato il computer centrale con un codice crittografico frattale. È altamente improbabile che i Borg riescano a decrittarlo. Io spero che si sia sentito un po' l'audio. Comunque, dice il signor Data che anche i Borg avrebbero un po' di difficoltà a decifrare un sistema crittografico frattale. E secondo me ha ragione, non solo secondo me, perché il sistema che ho sviluppato, che è un particolare polialfabetico, utilizza per ogni tipo di cifratura degli alfabeti sempre differenti, per cui non è assolutamente attaccabile con analisi di ricorrenze o sistemi del genere. Però adesso vorrei farvi vedere qualche esempio. L'algoritmo è diviso in realtà in due parti. Una parte serve a creare questo tipo di curva frattale, perdonatemi, sono curve impropriamente, e poi c'è un'altra parte dell'algoritmo che utilizza questi enti geometrici per fare crittografia. Iniziamo a vedere un po' queste figure frattali. Allora, andiamo un attimo sul terminale. Adesso è in elaborazione, netbook primissima serie, eccolo qua. Questa è una delle prime con cui mi sono divertito, che vediamo qui più da vicino, eccola qua.
Queste sono delle più simpatiche, secondo me, insomma, c'ha tutte direzioni perpendicolari tra loro. Poi abbiamo quest'altra. Sta elaborando, ci mette 4-5 secondi, eccola qua. Questo è quello che ho chiamato lo scorpione, insomma, per motivi, insomma, un po' scorpionizzato. Eccolo qua. In sostanza, questo tipo di geometrie, immaginate un po', è come se noi facessimo un po' un frullato di un file all'interno di questi reticoli, che possono diventare anche molto, ma molto complessi. Vediamo anche un po' di codice. Eccolo qua. Allora, la libreria che trovate è libera e si trova pubblicata su cpan.org, è scritta in Perl. Instanziare l'oggetto è semplicissimo, insomma, use crypt fna. Dopodiché qui abbiamo l'istanziazione dell'oggetto, gli diamo un po' di parametri che sono le direzioni della base, che poi servono per costruire in modo ricorsivo il frattale, e un po' di informazioni che servono per, insomma, dirgli un po' qual è il colore di fondo e di primo piano per la PNG che andiamo a fare. In questo caso gli diciamo di disegnarci il frattale che ha le direzioni generatrici 90, 0, 90, 0, è il primo che abbiamo visto che aveva tutte quelle direzioni normali tra loro. Analogamente, il secondo che abbiamo visto, adesso che non credo che dobbiamo vederli tutti, ogni tanto quando ho 5 minuti mi metto un po' a giocare, ci butto lì qualche numero a caso e vedo se esce qualcosa di simpatico e divertente. Questo qui è il secondo che abbiamo visto, lo scorpione. Poi, insomma, ce ne sono tanti altri, potrei fare il giochetto che si fa dagli psicologi delle macchie. Qualche volta ho visto una nebulosa gassosa, qualche volta un ramo sulla spiaggia, qualche volta una maschera. Tantissime volte non si vede praticamente nulla, se non un reticolo abbastanza incomprensibile. Con questo metodo, cioè il make fract della libreria FNA, ripeto, si trova su cpan, potete installarla dalla via terminale con cpan install crypt FNA, vengono poi utilizzate per la parte crittografica. Vediamo un attimo anche il codice di questo qui, dove qui passiamo all'oggetto uno scalare, un testo, che viene criptato. Vediamo che questa cifratura che adesso faccio partire è salata. Che vuol dire? Vuol dire che ogni volta che io lancerò il programma di cifratura di questo testo, che è FNA Linux Day 2013, noi ogni volta otterremo un crittogramma differente. Quindi, dato in chiaro, sempre quello, dato criptato, sempre diverso. Ovviamente la ricostruzione è sempre quella del dato in chiaro. Questo è il crittogramma salato di FNA Linux Day. Se lo rilanciamo, un attimo solo, andiamo sul terminale, eccolo qua. Ogni volta le sequenze sono completamente diverse. Tutti questi numeri sono diversi. C'è peraltro i frattali FNA hanno un andamento che è pseudo caotico, per cui
a piccole variazioni dei numeri iniziali, che sono questi qui, ovviamente della sequenza, corrispondono poi a variazioni macroscopiche verso la fine. Qui, e questi sono i primi. Che cosa sono questi numeri? Questi numeri sono le coordinate dei vertici particolari della curva. Come funziona l'algoritmo? Prende un dato, un qualunque tipo di dato, un programma, un database, un file, un testo, viene scomposto in byte. L'algoritmo come funziona? Segue i vertici dell'approssimazione che ho calcolato. Quando arriva al valore del byte che sto cifrando, mette nel crittogramma le cartesiane di quel determinato byte. Qualcuno potrebbe dirci, ma se io in un file ho la ripetizione di due byte, ad esempio 0, ho ripetizione dei vertici nel crittogramma. No. Cioè sarebbe così se l'algoritmo non prevedesse di avanzare comunque lungo l'approssimazione della curva, quantomeno di un vertice o comunque di un numero di vertici pari a uno degli attributi, che è una parte della chiave che si chiama magic number. Qui lo abbiamo visto, vediamo un attimo il codice di questo qui. Qui abbiamo un magic uguale 4, vuol dire che un byte a valore 43, mi calcolo il 43esimo byte dall'ultimo che ho trovato, il prossimo vado avanti di altri 4 e proseguo il calcolo, così che faccio perdere sostanzialmente proprio le tracce all'interno del crittogramma di dove sono partito. Ci sono anche altre parti della chiave che fanno un po' di cose, però ecco, non, diciamo, anche la session esula un po' da una trattazione approfondita dell'algoritmo. Adesso volevo farvi vedere un altro esempio. Adesso abbiamo visto come cifrare uno scalare, adesso vediamo come cifrare un file binario. Ad esempio abbiamo questo capolavoro dell'ingegneria, che è Pong. Non ci becco mai, saranno 40 anni che ci gioco. Ok, va bene così. Adesso criptiamo Pong.